per coloro i quali fossero alla ricerca di una scarpa tradizionale, pur essendo questa scarpa giunta alla 13ª edizione, non cercate altrove perché le Kinvara 13 di Saucony sono davvero delle scarpe che vi consentono, senza nessun fronzolo, di correre davvero velocemente. Per capirlo, però, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 204 grammi, drop 4, 28 mm nel tallone, 24 mm nell'avampiede. Ho cercato su World Athletics, sembra che non sia possibile utilizzarla in pista, anche se il dubbio resta. Stiamo parlando di una scarpa che è un avampiede parecchio ampio, ma soprattutto consente a tutti coloro i quali appoggiassero di avampiede o anche di mesopiede, perché c'è uno spazio piuttosto importante, di correre davvero velocemente. È una scarpa che è super dinamica, ma al tempo stesso molto flessibile. Ho apprezzato il fatto che abbia dei lacci piatti, che la tomaia sia molto tradizionale in mesh ingegnerizzato, che può essere davvero utilizzata in maniera molto semplice ed efficace durante la stagione estiva. La linguetta è anch'essa abbastanza piatta, il tallone è relativamente duro, ma al tempo stesso consente al piede stesso di essere coccolato. L'intersuola invece è in una combinazione di Power Run, ossia la mescola tradizionale parecchio dura, e Power Run Plus, che però non si sente più di tanto. Ci saremmo aspettati, così come è successo con le Ride 15, delle quali faremo prossimamente una recensione completa, che anche questa scarpa potesse avere questo Power Run Plus, perché secondo me poteva davvero essere utilizzata da tutti noi podisti amatori per le serali e per tutte le gare che in effetti ci saranno nei prossimi mesi, anche perché è davvero un peso piuma e non si sente nel piede. Il battistrada in effetti non ha nessuna gomma, tranne nella parte posteriore e leggermente nella parte anteriore. Secondo me questa scarpa potrebbe essere adatta a tutti coloro i quali volessero iniziare a correre velocemente le serali di 5 km. Io comunque qualche giorno fa ho incontrato Andrea, che ci ha raccontato il suo pensiero. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, sarebbe davvero gustoso. Io come al solito vado a bermi un coffee. Ciao! Andrea, siamo finalmente giunti alla recensione completa delle Kinvara 13. Tra l'altro, nei prossimi giorni saremo al lancio delle Ride 15 a Milano, quindi non mancate a questo evento. Sarà il 10 maggio al Parco Sempione di Milano. Tu, Andrea, ci sarai. Io assolutamente sì, devo prendere qualche ora di permesso, ma ci sarò. Beh, lì potreste venire, chiederci davvero tutto quello che volete sulla scarpa e su tutto quello che riguarda il mondo Saucony, assolutamente meglio lì che in un DM, vero? Sì, no, non ti stavo seguendo. Se venite, sicuramente avrete tutte le risposte del caso. Ma guarda, sarebbe una cosa carina, innanzitutto perché venite a farci compagnia, innanzitutto perché è proprio un momento di condivisione, quindi per cui noi proviamo la scarpa nuova, voi provate la scarpa con noi, ci conoscete di persona e ci fate sentire delle persone importanti e soprattutto non ci rompete in via privata. Ahimè, non per cattiveria, ma anche io non sto più rispondendo ai messaggi soliti che arrivano davvero, ne arrivano 3, 4, 5 al giorno quando va bene, chiedendo sempre le stesse cose, chiedendo le misure delle scarpe, poi lo diciamo praticamente in ogni video, quindi 10 maggio, ore 17:30, iscrivetevi qua sotto, metto il link. Andrea, cosa ne pensi di queste Kinvara 13? ma l'avevamo detto l'altra volta, a parte che è una scarpa molto bella, mi è uscito il ricordo proprio oggi di quando avevo comprato quella rosa, che sono passati 5 anni ed era, adesso non mi ricordo, devo andarla a vedere, era quella rosa del Giro d'Italia, bellissima. Peccato che anche questa non l'abbiano fatta così, però guarda, bellissimo il colore. Ti dico, una scarpa un po' anacronistica ormai nel 2022. È una scarpa però ottima per chi non vuole usare il carbonio, è una scarpa ottima per chi vuole fare degli allenamenti veloci. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe e soprattutto fino a che peso del podista amatore le raccomanderesti? Esatto, queste sono scarpe secondo me per atleti leggeri, a velocità secondo me dai 4,30 in giù, diciamo dai 4,30 ai 3,20 è il range secondo me ottimo di utilizzo. 4,30 lo dico perché ci sono degli atleti che comunque fanno delle ripetute magari per mezza maratona a quel ritmo,
e poi ci sono magari atleti che fanno i 400, i 1000 o qualcosa di un pochino più forte a 3.20. E poi soprattutto sui 5 km dove l'economia di corsa conta molto di meno rispetto alle gare più lunghe, questa potrebbe avere il suo perché. Ma anche lei è una scarpa divertente secondo me da utilizzare in gara, è comunque leggera, ti fa sentire il terreno, secondo me è ottima per quelle gare lì, quelle gare che adesso stanno arrivando, quelle gare spurie dove non sappiamo a che ritmo andare, non sappiamo se troviamo tante salite, tante discese, sterrati e compagnia, secondo me sono ottime da utilizzare perché ti fanno divertire, ti fanno usare l'avampiede, poi conta che 4 mm di drop. Invece Andrea ti chiedo a livello di tomaia come l'hai vista e soprattutto cosa ne pensi della parte posteriore della conchiglia? Infatti la conchiglia particolare, guarda qua morbidina ma qua molto dura. Tomaia mi sembra relativamente classica per la casa Saucony, non credo che sia cambiata troppo dai vecchi modelli, comunque leggera, comunque rinforza. Guarda il simbolo qua di Saucony, è una genialata perché lo rende comunque la scarpa un attimino come se fossero dei tiranti, quindi invece che lasciarla molle la tira un attimino di più. A livello di linguetta e di lacci come l'hai vista? I lacci sono quelli piatti che io comunque faccio sempre almeno il doppio nodo. Linguetta è molto leggera, classica barra racing, questa è un misto tra le due, quindi non è troppo imbottita ma non è neanche la linguetta praticamente nulla di altre scarpe. La scarpa pesa 204 grammi, l'intersuola è comunque classica ma la vedi comunque reattiva? Ecco guarda, stavo proprio pensando quella, col Power Run Pro sarebbe stata top, così rimane una scarpa tanto classica, col Power Run Plus sarebbe stata super, però vabbè dai, diciamo che comunque rimasta la scarpa vecchia, a chi piaceva Kinvara secondo me questa qua piacerà ancora. A livello di stabilità invece che sensazione ti ha dato? Scarpa bassa, comunque mescola abbastanza duretta, corsa di avampiede, una scarpa più stabile di questa, così leggera è difficile trovarla. Livello di battistrada come l'hai vista? Qualcuno mi scrive che non si possono usare i battistrada bianchi, però secondo te cosa ne pensi? Guarda, a me piace il battistrada, mi piace proprio per quelle garette che stavo pensando adesso su asfalto bello, bello caldo, secondo me sono super, questi qua non perdono il grip, le vedo, ma così di primo acchito, le vedo un po' male sulla pista bianca, comunque conta che non... Un materiale un po' morbido, però non fa troppa presa sulla pista bianca. Invece cosa ne pensi della gomma che è stata inserita davvero in maniera molto chirurgica? Sì, anche perché sono dei punti di appoggio non miei, per dire, vabbè il tallone ok, ma io tipo appoggio qua tutto di esterno, soprattutto con questa scarpa che è una scarpa da lavori veloci. Diciamo che un pochino di più di gomma l'avrei messa. È anche vero che comunque per la durata della scarpa che è abbastanza intagliato anche la gomma bianca, quindi per cui credo che 500 km ce li fai tranquillamente senza mangiarla via troppo. Sì, in effetti ti avrei chiesto questa cosa, ma dal punto di vista della performance comunque dici che 300-400 km si riescono a fare. Sì, almeno, secondo me un pochino di più. Io mi ricordo che era ceduta un pochino la tomaia su quel modello che ti dicevo di Kinvara, poi per il resto sì, è una scarpa che non dura tantissimo, una scarpa a 500 km ad essere fortunati. Secondo te Andrea come mai è stato inserito questa intagliatura nella parte posteriore e ha un suo senso oppure non lo vedi più di tanto? Questa linea qua trasversale, perdita comunque un pochino di peso, non credo che sia fatta per qualche cosa in particolare, almeno così mi sembra. Secondo te quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Ma il pregio secondo me è dire essere rimasta la vecchia Kinvara, quindi a chi piace la Kinvara piacere anche questa, molto bella come colore almeno questo, i difetti secondo me te l'ho detto, la intersuola un po' anacronistica, potevano fare una scarpa che faceva verso la Street Fly utilizzando la schiuma top di gamma di Saucony, invece sono voluti rimanere sul classico. Sì, vabbè, poi sicuramente ha una nicchia di mercato interessante anche perché il prezzo di questa scarpa è relativamente basso rispetto alla competizione.
Ti faccio l'ultima domanda: quando testeremo i modelli 2022 di, in gara del marchio Saucony, chiaramente glielo possiamo chiedere direttamente all'azienda americana il 10 maggio. Appena arrivano, adesso ci riempiamo di gare estive e possiamo testare un po' di scarpe in gara, assolutamente. Tra l'altro ti devo venire a filmare qualche gara, adesso io non credo che riesca a starti dietro, ma magari 1-2 chilometri all'inizio o alla fine potrei farcela. Sai che cosa? Hai fatto il figaccione a Malaga, che c'era il sole e tutto, ti voglio vedere allora in pista a Saronno col buio, con dopo che corso te un'ora in pista. Vediamo come sei conciato e vediamo che cosa riesci a tirare fuori lì. Sto migliorando, però si fa sicuramente fatica, e come hai visto sto puntando a comprare nuovi strumenti per avere una visualizzazione migliore, per mettere a noi podisti amatori di vedere l'atletica come in realtà deve essere vista. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.